che devono pagare così tanto la benzina quando hanno il tempo. Stiamo firmando il rinnovo dell'accordo di collaborazione che da tempo l'Ateneo ha col gruppo Saras, accordo che ha funzionato in termini molto positivi, che noi questa volta vogliamo estendere anche a due nuove fattispecie di possibile collaborazione, il dottorato in apprendistato e le lauree in apprendistato. Questo proprio per cercare in qualche modo, che poi è anche l'oggetto di questa serie di conferenze, di avvicinare sempre più il mondo dell'università, i nostri giovani, al mondo del lavoro e quindi all'impresa. L'obiettivo è appunto quello di diffondere la cultura d'impresa, diffonderla ai giovani, diffonderla nelle istituzioni e anche nella società. Tutto mi alzo per ringraziare l'invito e l'opportunità di essere qua, di poter parlare del nostro lavoro, di poter rispondere alle domande e di poter chiarire certe cose, oppure cercare di chiarire certe cose. Quindi, tutto questo mi sembra che sia una bella opportunità di cui sono felicissimo di questa possibilità e trovo un'ottima idea questo, creare questo tavolo rotondo, questa opportunità per tutti per scambiarsi le idee, capire a che punto siamo, perché tutti siamo qua per fare qualche cosa, per ottenere dei risultati e quindi è bene che ci conosciamo e spieghiamo direttamente anche quali sono. Com'è la situazione, cosa prevediamo noi e che cosa si può fare. Mi devo sedere, non ti devo stare in piedi. Più normale venire qui a affrontare quello che possa essere invece il dubbio di qualcuno e spiegare anche in che situazione siamo noi in questo momento e qual è stata la storia alle spalle di questo, perché siamo in questa situazione. La storia la conoscete, la storia della Saras, comunque è una storia legata a mio padre, a mio papà, che persona geniale, fantastica, che aveva fatto lo stesso tipo di operazione in Sicilia prima finita la guerra, intuendo quello che sarebbe successo nei paesi produttori, cioè che le raffinerie sarebbero state nazionalizzate e che quindi sarebbe stato giusto fare raffinerie nei paesi dove c'era consumo. E questo lo pensava come era la tesi che aveva fatto come libero cittadino normale. Mio padre aveva fatto la quinta elementare, le scuole serali, le medie serali, quindi non è che avesse una cultura infinita, ma era molto intelligente, la cultura la accoglieva da tutto quello che leggeva. E aveva capito questa cosa, quello che successe, quindi lui nel frattempo aveva trovato un finanziatore, preso una raffineria dall'America, di quelli che ci sono anche quelli a bocca di petrolio, da dove spuntava il petrolio, e portato in Italia, a finire però per un anno, dopodiché fu subito modernizzata, perché era Sardegna, perché era centro del Mediterraneo, perché il traffico, in questo punto era il livello di tutti, era quello che metteva in condizione di servire tutto il Mediterraneo, e così ha avuto successo, pagava la trasformazione e noi ridavamo indietro i prodotti. Questa idea sembrava un'idea di poco conto, durò ed è durata per circa 40 anni ed è un'idea che ha portato tutte le più grandi società petrolifere, le nuove società petrolifere e i paesi produttori a lavorare per l'Italia, cioè a portare le valute pregiate all'Italia, a mettere in condizione l'Italia di essere conosciuta, di fare anche altri tipi di investimenti. Cioè tutto questo ha creato un giro internazionale molto forte, partendo dalla Sardegna.